bentrovati ad un nuovo appuntamento con Aperi News, che oggi vi parlerà di una tematica che accende i riflettori su un argomento che sicuramente è vicino a tutti noi, perché può capitare a chiunque di approcciarsi al mondo della disabilità. Noi lo facciamo con una donna straordinaria, che è la presidente dell'associazione Il Faro Famiglie Oltre la Disabilità. Buonasera. Claudia Condorelli. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Dico nella premessa che ho fatto, un argomento delicato quando si parla di disabilità, anche perché a chiunque può poi succedere di doversi avvicinare ad una realtà che non vuole creare delle differenze, perché poi alla fine non ce ne sono, ma sicuramente è un tema molto delicato, che vede poi anche coinvolta in primo luogo la famiglia. E la tua è un'associazione che nasce proprio da una mamma che a un certo punto ha deciso di di riunire tante altre mamme che magari hanno dei bambini che hanno purtroppo delle disabilità. Sì, l'associazione è nata nel 2020, dopo una settimana c'è stato il lockdown, però sono riuscita prima a realizzarla. Nasce da una esigenza che manca nel territorio. Mio figlio ha subito un intervento molto importante di rizotomia dorsale selettiva al midollo spinale per la riduzione dell'ipertonicità. Ci siamo resi conto che dopo l'intervento non c'era nessun centro riabilitativo specifico per aiutare questi bambini che subivano questo intervento molto delicato, perché ci vuole una riabilitazione molto mirata. E allora da lì mi sono detta: ma ok, cerchiamo di creare un qualcosa che sia anche un minimo vicino a quello che c'è in America, perché questo intervento nasce lì hanno dei centri riabilitativi, quindi hanno proprio le persone specializzate in quello, però ovviamente ci vuole del tempo, ci vuole un luogo dove realizzarlo. Considera, siamo iniziati che eravamo 10 mamme, oggi siamo 62 famiglie. Quindi in meno di 4 anni. Sì. E li conosco tutte uno a uno. È bello, perché poi l'associazione si chiama Famiglie Oltre la Disabilità, ma voi siete diventati poi una grande famiglia. Sì, infatti, perché ci teniamo tanto oltre, perché bisogna andare oltre la disabilità, cioè la disabilità è quello che guardiamo noi con i nostri occhi, ma tutti noi siamo diversi. Cioè non ce n'è una persona che è uguale all'altra, quindi guardiamo oltre la disabilità. In questo momento stiamo vedendo anche alcuni scatti poi delle attività, cose che fate. Qui abbiamo portato i bambini a fare parapendio, insieme a un'altra associazione, si sono divertiti tantissimo, poi gli sono stati dati dei regalini. Qui abbiamo fatto il Grest quest'anno, qui invece abbiamo donato noi la sedia Job al direttore del Castello San Marco, che chiunque nella spiaggia volevo usufruire della sedia lo poteva farlo. Quindi in qualche modo cercare di dare quei servizi, lo fate nel vostro piccolo come associazione, per permettere di vivere una vita, come dite anche, avete scritto nella degna di essere vissuta. Degna di essere vissuta. Ma i servizi nel nostro territorio riescono a soddisfare ovviamente le varie difficoltà? Ci sono delle strutture adeguate? La prima, facevi riferimento al fatto che mancava proprio un centro per la riabilitazione, ma la situazione praticamente ovviamente qui, da genitore, voi la vivete in maniera qui, molto forte. Cosa accade? Nasce anche il progetto dall'idea che noi genitori, quando accompagniamo i nostri bambini a fare terapia, non abbiamo neanche un luogo di confronto, dove poter aspettare i bambini e leggere, non so, un libro, prendere un caffè. Cioè ogni volta siamo in giro, o aspettiamo in macchina,
considera soprattutto in inverno non è il massimo, o stiamo in giro nei centri commerciali. E allora lì mi è venuta l'idea, ma perché non creare un qualcosa dove i bambini, oltre a fare sport, qui infatti ne parlavamo, fare sport e attività di educativa fisica, anche un luogo dove le mamme si possono stare insieme, si possono supportare, confrontare, anche perché alla base ci vuole un psicologo. E noi mamme, che magari già i nostri figli hanno più anni, riusciamo a dare un minimo di supporto, certo, a chi magari ci è entrato da poco, perché non è facile. E quindi mi piacerebbe creare quest'oasi, una piccola oasi, dove poter stare tutti insieme, anche dal punto di vista ludico-ricreativo. E ci avete provato in qualche modo anche a trovare dei luoghi che possono essere adatti, e ancora siete alla ricerca? Ancora siamo purtroppo alla ricerca, e ovviamente noi stiamo cercando, mi piacerebbe trovare un terreno. Perché il terreno? Perché vorremmo realizzare una struttura ecosostenibile, perché già i bambini di cemento ne vedono pure troppo. E, c'è un terreno dove ha la sede l'associazione, che da 24 anni che è del comune, è un terreno confiscato alla mafia. Purtroppo abbiamo chiesto più volte di fare il bando, abbiamo anche inoltrato i progetti, non solo io ma anche altre associazioni, bando che non viene fatto, ancora non abbiamo capito il motivo, e non solo, in teoria un comune non potrebbe tenere 24 anni un terreno confiscato alla mafia. Quindi ci auguriamo che chissà magari sì, si sensibilizzino le ovviamente amministrazioni. Io, ovviamente sto cercando anche, cioè, perché questi eventi, queste raccolta fondi, perché la nostra speranza è quella di eventualmente acquistarlo e realizzarlo. E a proposito di raccolta fondi, ci sarà un altro appuntamento che si ripete ormai annualmente, che è una cena, diciamo, di beneficenza, così si può definire. Sì. Quest'anno siamo stati è stata la quarta edizione estiva, sì. Invece a dicembre sarà la seconda edizione invernale natalizia, il 15 dicembre è una cena di beneficenza, ci saranno diversi chef, di cui Luca Miuccio sempre il nostro coordinatore, e sarà fatto a Villa Ester a San Gregorio, dove i proprietari gentilissimi ci sponsorizzano con la location, e sarà una bella cena dove tutti il contributo dato per la cena andrà interamente all'associazione per i progetti sia del terreno, speriamo presto, ma anche perché organizziamo diverse attività. Abbiamo fatto anche le gite in barca, cioè cerchiamo di fare quello che possiamo. E alcune di queste attività le abbiamo viste anche attraverso i contributi fotografici che ci hai portato. Sei stata ospite e protagonista anche di un altro appuntamento importante a livello nazionale, Expo AIDE, che si è tenuto a Rimini. Noi ne abbiamo anche parlato all'interno del nostro telegiornale, e tu eri membro facente parte del comitato paraolimpico, ecco, magari raccontiamo bene di questa esperienza a quanti certo, ci stanno volentieri. Ascoltando. Il comitato paraolimpico aveva organizzato una settimana sullo sport per i bambini e ragazzi diversamente abili, e mi hanno chiesto, io già avevo prenotato e andavo come associazione, inoltre loro, sapendo che ero lì, mi hanno chiesto se potevo fare una testimonianza nell'aver partecipato il mio figlio a questa settimana. Ringrazio infatti il presidente del comitato paralimpico Ferdinando, dove si parlava appunto dello sport, quanto è importante lo sport per i nostri figli anche dal punto di vista aggregativo. Però qual è il problema qui, soprattutto da noi? Che in alcuni paesi dell'entroterra della Sicilia, cioè, ok, bellissimo, abbiamo fatto quella settimana, però la continuazione dov'è? Non può esserci, perché o si spostano nelle grandi città, oppure non c'è nessuno preparato a questo, ad aiutare i bambini a fare questo tipo di sport.
che invece dovrebbe essere, come dire, una cosa quasi normale, cioè dovrebbero Sì. esserci queste strutture forse prima di tutte le altre cose. Certo, Ecco, perché il problema è pensare. questo: mancano comunque le strutture, l'accessibilità alle strutture non c'è. Quello che mi stupisce tutt'oggi, che viene detto che non si può aprire neanche un bar o un ristorante, no? Se non è predisposto alle persone diversamente abili. Poi basta andare in giro per i negozi, aprono in tanti, ci sono i gradini e non si può salire con la carrozzina. È Cioè, vero. le barriere architettoniche si parla tanto, ma una volta c'è stato detto: ma perché da voi non si vedono persone disabili in carrozzina? Ma da do dove dovrebbero camminare? Nei marciapiedi che ci stanno, o le macchine, o gli alberi, o i pali? Dove? Dove dovrebbero camminare i nostri figli, i nostri parenti, perché ci sono anche persone adulte? Ah, considerando la difficoltà anche di un bambino, un neonato, una mamma che vuole Certo. camminare e farsi una passeggiata. Non esistono. Tematica questa tra le altre cose che poi noi abbiamo affrontato anche all'interno del telegiornale di Futura Production, un tema molto caro anche al nostro direttore, al nostro editore, e sicuramente ne riparleremo con te, Molto anche volentieri. perché vogliamo scoprire poi i passi in avanti che Con riuscirete a piacere. fare, ce lo Incrociamo auguriamo. le Infatti, incrociamo le dita con la tua associazione, magari ci rincontriamo tra Con qualche molto mese piacere, e ci dirai: grazie. siamo riusciti ad ottenere quel terreno Speriamo per presto. realizzare questa struttura ecosostenibile, quindi facciamo anche del bene al nostro ambiente, Eh oltre sì, che ai nostri è figli, ai nostri ragazzi, importante, ai è nostri importante. giovani. Grazie per Grazie a essere te, stata Elisa, nostra grazie a voi. ospite. Voglio lasciare proprio te con un messaggio al pubblico che ci sta seguendo: andare oltre la Andare disabilità. oltre la disabilità e noi famiglie abbiamo bisogno di tutti i genitori, anche dei bambini che non hanno nessun tipo di difficoltà, perché l'unione fa la forza e siamo una comunità. Non siamo delle persone individuali, perché i nostri figli, come i figli di tutti, sono figli del mondo e tutti dovremmo essere uniti. Vi aspetto all'evento. Grazie Grazie a Claudia voi. Condorelli, ricordiamo presidente dell'associazione Il Faro Famiglie Oltre la Disabilità. Grazie per averci Grazie seguito. a voi. Grazie, Lisa.